ragazze con il bikini. È la famosa battuta di Warren Buffett. Quando cala la marea, si vedono tutte le ragazze con il bikini. Quando scende l'acqua, se sei in bikini e stai nuotando, si vede. Ovviamente l'applicato al mercato azionario significa che quando gli indici stornano, si vedono subito le azioni che vanno a rialzo, quelle buone, quelle dove c'è interesse da parte degli investitori istituzionali, dalle tasche profonde. Quindi sostanzialmente noi abbiamo un ritracciamento dell'indice e abbiamo un rialzo delle quotazioni dell'azione. La chiamano forza relativa. Ovviamente in questa situazione in cui le minute della Fed che dicono che sostanzialmente gran parte dei membri della Fed sono preoccupati che un eccessivo aumento dei tassi possa spingere all'economia americana verso la recessione. Dopo che abbiamo visto sostanzialmente i mercati azionari ritracciare e i rendimenti del mercato obbligazionario riprendere a salire verso nord, anzi diremo di più, i treasury ieri hanno segnato un massimo rispetto a quello che si vedeva da diverso tempo, hanno forzato quello che è il massimo relativo precedente. In un quadro quindi in cui ci troviamo, dove molte persone si pongono dei dubbi sulla prosecuzione del rialzo e noi stessi abbiamo identificato sul grafico il massimo relativo precedente su cui il nostro indice sta andando a cozzare come un punto di eventuale, non dico ritracciamento, ma congestione, cioè nel senso che il mercato potrebbe iniziare a muoversi lateralmente o a stornare 2 o 3 volte mantenendosi sullo stesso livello. Tipicamente sul nostro mercato azionario queste sono delle situazioni che possono protrarsi nel corso del tempo per 20-40 giorni su per giù, sono le regole del pollicione. Siamo rimasti stupiti ieri dalla chiusura del nostro indice e siamo ancora più stupiti oggi dalla ripresa delle quotazioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa ci propone il mercato azionario italiano. Io sono Emilio Tomasini, sono l'editore dell'Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it e nei prossimi minuti vi farò vedere alcuni grafici interessanti di azioni italiane. State con me. Iniziamo con la sorpresa di Brembo. Brembo stamattina veramente ci ha fatto sognare con un rialzo di quasi il 6%, vedete che effettivamente ce lo stavamo aspettando, avevamo un triangolo stretto e io francamente mi aspettavo più un ritracciamento verso il basso. Ovviamente quando voi avete un triangolo non sapete mai da che parte rompe, in questo caso piacevolmente ha rotto verso il rialzo. Brembo è un'azione che non ha bisogno di presentazioni, è quel poco di buono che rimane sul nostro mercato azionario ed è un'azione sostanzialmente da comprare sempre e comunque perché è una di quelle azioni che ha un vantaggio competitivo a livello internazionale. Notate i volumi assolutamente stratosferici e il bellissimo viaggio che chi l'ha comprata sta compiendo. Altro azione che noi abbiamo comprato il 25% fa è Zignago Vetro, un'azione che era telecomandata, nel senso che vedete che in tempi non sospetti ha avuto un'accumulazione di volumi di quelle da manuale di analisi tecnica e poi ha forzato di nuovo i minimi per fare il drittone a rialzo, classica trappola per orsi. Dove deve andare? Diciamo che se arrivasse a 19 in area 18,50-19 saremmo contenti, quindi noi che l'abbiamo comprata a questo primoncino diciamo ci facciamo un bel viaggettino. Stiamo soffrendo su Portobello, azione su cui avevamo scommesso ma l'abbiamo presa nei denti. Diciamo che notiamo un incremento di volumi sospetto, sembra che abbia segnato i minimi e diciamo che possa andare a rompere questa trend line ribassista che ha costruito. Altro titolo che abbiamo in portafoglio Consumtech, l'abbiamo segnalato diverse volte per diciamo, l'accumulazione dei volumi che è assolutamente stratosferica. Avevamo liquidato la scorsa settimana
un titolo che avevamo comprato, che avevamo in portafoglio, che abbiamo fatto un viaggetto del 30%, e ovviamente è stato un regalo inatteso per le modificate prospettive di questo titolo in termini di redditività. Ci sarebbero altre azioni da parlare, ovviamente il tempo è tiranno. Vi do appuntamento sull'Indipendente di Borsa su emiliotomasini.it, dove potete leggere le nostre raccomandazioni per 7 giorni gratuitamente. Ovviamente vi dovete iscrivere, dovete darci le mail e il numero di cellulare. Non vi preoccupate, non verrò a vendervi l'enciclopedia del trader a casa, né vi molesterò facendovi stalking via telefono. Serve solo per essere sicuri che siete persone serie, come lo siamo noi, e quindi diciamo la prova è possibile farla solo per 7 giorni. Non funziona con numeri telefonici fake o con email fake, deve essere una persona reale. Grazie e alla prossima volta.